Come avete sentito, delle cose giuste sono state dette, ma sono state dette anche delle cose sbagliate. Ed è giusto, secondo me, sottolineare queste cose sbagliate proprio perché stiamo parlando comunque di una persona che nel mondo sportivo napoletano è seguita. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Dorion e oggi siamo qui riuniti in un video particolare, diverso dal solito, perché oggi, ragazzi, andremo a fare una reaction. Eh sì, una reaction che forse è la prima che facciamo su questo canale. Perché voglio fare questa reaction? Perché ieri sera ho visto il video di Valerio Fluido, il video riguardo l'intervista di Osimhen e poi le parole di Chiariello nel finale del video. E quando ho sentito le parole di Chiariello, ho detto: devo farci il video sopra. Perché onestamente, allora, io premessa, Chiariello lo ascolto e ci sono delle volte dove condivido le sue parole, ci sono delle altre dove secondo me esagero, comunque non sono in accordo con lui. E l'altro giorno mi sono perso questo editoriale che fece su Radio Napoli Centrale, dove ha detto secondo me delle cose che meritano un po' di attenzione. Ecco, quindi questo video, diciamo che è un video risposta, tra virgolette, a Valerio Fluido, un video supporto a quello di Valerio Fluido. Ecco, quindi prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo come sempre l'iscrizione, iscrivetevi perché è importante, aiutate a crescere il canale e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. In descrizione e nel primo commento vi lascerò il video di Valerio Fluido dove appunto parla di questa cosa. Quindi, detto questo, passiamo alla camera 2, per dirla un po' in termini televisivi, e vediamoci questa reaction. Allora, innanzitutto devo attivare l'audio del desktop, se no voi non ve lo ascoltate. In secondo luogo mi metto le cuffie. Terzo luogo, il video lo vedremo velocizzato, ragazzi, perché no, sbagliato. Lo vedremo velocizzato perché è un video di 18 minuti. Detto questo, partiamo subito e andiamo a reagire e commentare. Allora, premessa, io questo tutorial non l'ho visto, ho sentito giusto le parole finali che ho sentito dal video di Valerio. Ok, quindi detto questo, partiamo. A me non piace essere travisato e sono obbligato da questa tribuna quotidiana a puntualizzare le cose. Che nessuno si permetta di pensare che io abbia incitato la violenza verso i calciatori, perché questo è un concetto che non mi appartiene proprio. Ho sempre lottato e aborrito ogni forma di violenza nel calcio. Ecco, fin qui è giusto, giusto chiarimento. Ne sono stato vittima in gioventù, sui campi di gioco, in ambienti camorristici, pericolosissimi. Ho visto pistole, ho visto coltelli, ne ho viste di tutti i colori. Negli ambienti dilettantistici veramente ne ho viste di tutti i colori. Quindi so bene di che si tratta. E nessuno si permetta di dire o di scrivere o di travisare perché lo denuncio. Lo denuncio. Che io abbia incitato la violenza verso i calciatori non Oh. esiste al mondo. Però siamo in una democrazia. In Spagna c'è un'usanza. La pagnolada. Sventolare i fazzoletti bianchi in segno di dissenso. Niente di meno ricordo Capello vincere lo scudetto Real Madrid e il pubblico gli faceva la pagnolada con i fazzoletti bianchi perché non piaceva al pubblico di Madrid, del Real, come faceva giocare la squadra. I tifosi del Real Madrid sono un po' particolari, eh? Sono abbastanza esigenti, mettiamola sotto questo punto di vista. Fabio Capello. Perché oltre che vincere, vogliono anche divertirsi. Ci sta. Pubblico esigente. Ok. La pagnolata è una forma di protesta civilissima, E va bene. come i fischi. I fischi sono una forma di protesta civilissima. I cori, se non offensivi, sono una forma di protesta civilissima. Gli striscioni, sempre se non offensivi, sono una forma di protesta civilissima. Gli ultra della curva, che hanno chiamato i calciatori del Napoli dopo la orrida partita di Empoli, immorale partita di Empoli per mancato impegno sul campo della squadra azzurra. Io non ho detto mancato impegno, non significa che non si sono impegnati perché volevano perdere, giocavano contro. No, sono cretinate queste. Mancato impegno significa non averci messo l'anima, il sangue, la testa, la voglia, la garra, la cattiveria agonistica, che nel calcio non può mancare. Allora, è vero, questo è vero perché la partita con l'Empoli è stata avvilente, però secondo me penso che questa cosa sia una conseguenza di quello che è successo fino ad ora, perché comunque ragazzi, cioè, i giocatori sono comunque esseri umani come noi e secondo me stanno risentendo parecchio anche del fatto che comunque essendo campioni d'Italia stanno facendo una stagione così orrenda e quindi di conseguenza
un po' demoralizzati, un po' affranti, secondo me lo sono. Non voglio giustificarli, ovviamente, però sto cercando di trovare un motivo. Cioè, io non penso che si siano avviliti così perché sono cioè, così, perché volevano. Ma perché, come ho detto anche nel video di ieri, è tutta una catena. E questa è una conseguenza di tutto quello che è successo prima. Ecco, quindi secondo me è per questo. Hanno giocato con apatia, l'ha detto il tecnico, parole dette dal tecnico, apatici, abulici. Inaccettabile, inaccettabile. Ed è stato giusto che gli ultra abbiano chiamato il rapporto alla squadra e come sempre, quelli che sono andati sotto la curva sono quelli che hanno più a cuore le sorti del Napoli, anche quelli che stanno giocando male. Il capitano Di Lorenzo, Matteo Politano, pochi altri. Quelli che hanno rinnovato, che hanno un contratto lungo, che a questa maglia hanno mostrato di tenerci. Una cosa sono le prestazioni tecniche, che uno può valutare bene, male, malissimo. Quest'anno io ho detto che Di Lorenzo, per il primo anno, dopo anni di grandissimo rendimento, abbiamo visto il fratello scemo. Ma cosa significava questa frase? In campo, il rendimento, cioè che non era lui, che non abbiamo visto la versione normale di Di Lorenzo. Era un modo colorito per dire abbiamo visto un giocatore riconoscibile per le sue capacità e qualità. Mica perché è scemo. Di Lorenzo è un ragazzo per bene, serio, che io stimo da sempre, l'ho sempre detto, quando qualcuno a Napoli attaccava Di Lorenzo e veniva dall'Empoli, io ho sempre difeso Di Lorenzo come scelta. A Napoli sono dei presunti giornalisti pseudotali che hanno fatto una battaglia contro Di Lorenzo quando è arrivato dall'Empoli. Io invece salutai con gioia e con giubilo il suo arrivo. Beh, oddio, ci sono anche giornalisti che hanno fatto delle battaglie contro Gattuso, contro Bakayoko e Milik, eh? Io me lo ricordo. Perché l'avevo visto giocare con l'Empoli, avevo visto che giocatore era, conoscevo la sua storia e sapevo che ragazzo era. Ma Di Lorenzo quest'anno è uno degli autori del crollo del Napoli. Perché ha giocato malissimo, una stagione pessima. Senza avvisaglie, perché lui aveva raggiunto il top, il diapason del suo rendimento. Uno dei migliori terzini del mondo, campione d'Europa, capitano del Napoli, campione d'Italia, strepitoso. Ha fatto un'annata l'anno scorso pazzesca, ma non ne ha sbagliata una da quando è arrivato. Quest'anno è crollato. Sarà stato il peso delle responsabilità da capitano, quando si è visto franare tutto addosso? Sarà lo shock emotivo, che si Probabile. pensava di fare una grande stagione e ha visto che tutto è andato male? Sarà che gli è stata attribuita qualche responsabilità superiore alle sue forze, perché non deve fare lui il direttore sportivo che parla alla squadra? Dove sta il direttore sportivo? Perché sotto gli spalti non c'era anche il direttore sportivo? Dov'è il direttore sportivo? Non l'abbiamo preso. Non ci sta. È De Laurentiis il direttore sportivo. Doveva andare lui a parlare. Il direttore sportivo non è stato preso quest'anno. Perché non c'era qualche dirigente del Napoli? Perché? No, non ci sono. Forse anche loro dovevano prendersi i fischi. Anzi, oggi ho letto un'intervista del procuratore Giuffredi che dice che gli ultra con Di Lorenzo si sono comportati benissimo. Non sono partite offese e insulti, hanno solo richiamato la squadra a un impegno superiore, maggiore e migliore. Come è giusto che sia, hanno Bravi, fatto bene gli ultra a richiamare bravi. proprio i loro doveri. Io sono andato oltre, ho ricordato l'ammutinamento. Quando dopo l'ammutinamento, per punizione, De Laurentiis il giovedì li mandò nello stadio Maradona a porte aperte e li fece fischiare. È E poi? un'altra storia perché lì il gruppo stava con Ancelotti, cioè l'ammutinamento era contro De Laurentiis. Si era creata la fazione squadra più allenatore e dirigenza. De Laurentiis, come risposta all'ammutinamento, li ha mandati allo stadio ad allenarsi in mezzo ai fischi per punizione perché si sono messi contro De Laurentiis. Si meriterebbero la stessa cosa, l'esposizione a pubblico ludibrio, cioè il giovedì aprite lo stadio, fateli fischiare, fischiare per svegliarli, si devono svegliare, non ne hanno più, no, non lo accetto. Si devono svegliare, mancano 5 partite. Cosa cambia in 5 partite? Cioè, ormai il danno è stato fatto. Io non ne ho più fino all'ultimo secondo di gioco dell'ultimo minuto di recupero del campionato. Pensate, con 2 punti col Frosinone, i 3 punti di Empoli, i 2 punti col Cagliari, il Napoli oggi stava a pari punti se non sopra la Roma e si giocava la Champions, quindi... Questo è vero, questo è vero. Empoli, Frosinone e Cagliari. Hai buttato 7 punti. Tu con quei 7 punti stavi al quinto posto da solo. Questo è vero, c'ha ragione. Posto che quest'anno ci hanno regalato, ce lo siamo guadagnati per la verità come Italia. Pensate, solo con queste 3 partite, una stagione disastrosa, cosa significava per la società, per il Napoli, per i tifosi? 4.000 sono andati a Empoli, 4.000 vanno rispettati. Napoli che non tira in porta contro l'Empoli mai e che non vince un contrasto, non vince una seconda palla, è inaccettabile. Lo ribadisco con tutta la forza. E se cito Di Lorenzo è perché è il capitano, quello che mette il petto avanti e lo fa perché è uomo. Ma nessuno che tocchi i calciatori, è ovvio che sia la base del ragionamento, che sia abolita ogni forma di violenza di qualsiasi natura. Ma il diritto alla contestazione lo rivendico sacrosanto. Perché stanno disonorando la maglia del Napoli oltre i loro demeriti dovuti a tanti fattori. Nessuno sta ora sviando il discorso delle responsabilità del presidente. Non pensiate che ora metto sotto i riflettori la squadra per sviare. L'ho detto a chiare lettere. Le ha sbagliate tutte e le sta pagando tutte lui in prima persona con la svalutazione della rosa, la perdita degli introiti di coppe. Il primo che ci sta rimettendo è lui, il presidente. Lui ha sbagliato, lui sta pagando. Ok. Bene. E se non si sveglia, se non fa le cose come si deve, per tempo e con scelte oculate, il rischio è che si continui con questa deriva. Bisogna porre argine alla deriva. Ma Giusto. prima di dire come qualcuno già sta dicendo che è finito e che non c'è speranza, prima di darlo per morto, gli diamo una chance per poter vedere se riesce a riscattarsi. Ha fatto 19.
Eh sì, uno può pensare che è stato l'anno storto, uno può pensare che è l'inizio della fine. Diciamo che la prova l'avremo l'anno prossimo. Ecco. Se questo è stato un anno storto oppure l'inizio della fine. Però, come ha detto prima Chiarello, deve fare scelte oculate, deve muoversi e deve capire gli errori fatti quest'estate. Tutte cose che abbiamo ripetuto più volte e non sto qui a ripeterle. Di grande calcio. Adesso lo stiamo dipingendo come un pazzo con cui non si può lavorare e che fa tutto sbagliato. Ha sbagliato un anno, prima Benignazzo lo ha detto. Non si può giudicare per un anno, giudichiamo sulla base dei 20 anni e vediamo se saprà riprendersi o non saprà riprendersi. Avete detto che il progetto stadio è una boutade, non si farà Bagnoli, non si farà. Ma lui sta insistendo, e che vuol dire che le strutture le vuole fare? Non si è... Eh beh, deve farle perché il centro sportivo tra un anno lo deve abbandonare. Quindi il centro sportivo deve farlo per forza perché quello lo deve abbandonare tra un anno. Lo stadio sono un po' più scettico, onestamente. Poi magari si arrenderà di fronte all'evidenza. Magari realizzerà solo un centro sportivo, che è tanta roba. Magari. Prende un allenatore buono. È il momento dopo tre sbagliati. Ci vuole un dirigente che faccia da collante tra squadra e società, come era diventato Giuntoli, molto autorevole nello spogliatoio. Ecco, io su questa cosa una piccolissima parentesi. Ieri ho fatto un tweet dove dicevo: sogno le seguenti cose. Pierpaolo Marino, direttore generale del Napoli. Manna, DS del Napoli. Allenatore qualsiasi capace un minimo di lavorare e che lavori in sintonia con i due citati sopra. E poi un De Laurentiis che si limita a fare il proprietario. Questo ho detto nel tweet e questo ripeto nel video. Un Pierpaolo Marino come direttore generale che parla con la dirigenza, lavora con l'area sportiva, Manna che fa il DS, Pierpaolo Marino che fa appunto il collante tra dirigenza e spogliatoio, un uomo di calcio vero, serio, competente, che già è stato a Napoli. Quindi io, se mai questo video dovesse arrivare a qualcuno della dirigenza del Napoli, io un Pierpaolo Marino me lo prenderei al volo. E non mi venite a dire che sono ragazzini viziati, che non ci sono leader. No, io non lo accetto questo discorso. Non lo posso accettare. Sono i campioni d'Italia che si sono scuciti lo scudetto solo ieri dal petto. Hanno un dovere verso chi li ha amati così profondamente. Proprio personale, di orgoglio. Potevano essere in lotta per la Champions, hanno buttato punti incredibili. Ma quello che ho visto a Empoli è un punto di non ritorno. Sono pronto a perdere qualsiasi partita. La storia del Napoli è fatta più di sconfitte che di vittorie. Io sono un tifoso identitario. Se avessi voluto tifare per una squadra che vince, non avrei scelto il Napoli. Lo lascio fare ad altri, che tradiscono le loro origini per tifare squadre che vincono. Di zone d'Italia dove vengono anche chiamati Terrun o meridionali lavati col fuoco. Pensa quanto siano autolesionisti questi tifosi di altre squadre della nostra terra. Ognuno è libero di scegliere il tifo che vuole, ma io non sarò mai un tifoso betclic, mi piace vincere facile. Io sono un tifoso sofferente identitario. Ma la maglia è la mia anima. E io Su, quest'anima e l'ho su sentita praticare. questo E vedere mio figlio, e su questo condivido. io ho 21 anni, piangere dalla rabbia davanti alla televisione perché vede che i giocatori non vincono un contrasto in campo, non perché stanno perdendo. A me fa rabbia. Ed è una rabbia che viene dal profondo dell'anima. E spero che sia la rabbia che Di Lorenzo sappia trasmettere ai suoi compagni e fargli capire che stanno tradendo una fede con questo atteggiamento. Che nessuno tocchi gli eroi dello scudetto, che però in questa stagione stanno veramente andando oltre tutti gli errori societari, tecnici che abbiamo potuto vedere ed assistere. Allora, adesso ragazzi arriviamo al punto focale del video. Ascoltate bene qua. Domenica voglio all'ingresso in squadra, pretendo, se siete tifosi che amate la maglia, che la squadra sia subissata di fischi. Deve essere fischiata. E loro in campo si devono guadagnare il nostro amore e i nostri applausi, perché devono essere loro ora a trascinare noi, non noi a trascinare sempre loro, amandoli a scatola chiusa. Abbiamo già dato. Voglio e pretendo che questi nostri eroi, super pagati, tra l'altro, e ogni mese profumatamente, mica come altri che hanno vissuto stagioni di battaglia senza vedere una lira per molti mesi e senza sapere neanche se prendevano gli stipendi, questi eroi ben pagati, profumatamente e puntualmente pagati, adesso ci diano un finale di campionato degno della maglia che indossano. Solo questo sto chiedendo, niente di più. E mi si lasci il diritto e la rivendicazione alla contestazione civile. Io parlo sempre nei canoni della legalità. Chiunque voglia interpretare le mie parole come incitamento alla violenza lo denuncio, perché non esiste proprio che io possa pensare una cosa del genere. Tra l'altro, verso ragazzi che amo perché mi hanno regalato a me e alla mia famiglia, mio figlio non l'ha mai visto, uno scudetto. Saranno i miei eroi per sempre. Eroi che oggi stanno tradendo la mia fede. È un anno che io tengo il carro per l'ascesa, perché so che mi ascoltate. E allora mi sono fatto digerire Mazzarri, e mi sono fatto digerire Calzona, e mi sono fatto digerire tante cose per aiutare, per dire: forse ci rialziamo, rialziamoci, rialziamo. Appunto, proprio perché tanti ti ascoltano, caro Chiarello, secondo me dovresti usare bene, dovresti usare meglio questo fatto che ti ascoltano bene. Ora, io mi sono tolto le cuffie. La reaction la chiudiamo qui, ragazzi, perché poi alla fine questo, diciamo, è stato il fulcro principale. Allora, caro Chiarello, le
Lei sicuramente è uno dei giornalisti più veterani, più di lunga data, più seguiti nel mondo napoletano. È sicuramente uno dei più influenti. E come ha detto stesso lei, tanti di voi mi ascoltate. E proprio per questo fatto, secondo me, dovrebbe usare meglio questa, diciamo, questa fama, tra virgolette, chiamiamola fama per riassumere un po' il tutto. Nel discorso finale ci sono cose giuste che ha detto Chiariello, perché la contestazione fischi sono un diritto del tifoso ed è giustissimo. Questi ragazzi stanno disonorando una maglia e sono d'accordo. La parte, secondo me, sbagliata del discorso è quando Chiariello dice: voglio e pretendo che questa squadra venga fischiata domenica. E la cosa ancora più grave, secondo me, se siete tifosi che amate la maglia, dovete fischiare. Cioè, chi va allo stadio e fischia i giocatori è un tifoso che ama il Napoli, la maglia. Chi non lo fa, quindi non è amante del Napoli, non è tifoso, non è uno che ama la maglia. Su sta cosa, onestamente, sono totalmente in disaccordo, perché ognuno allo stadio va e fa quello che lui pensa possa essere meglio. Cioè, io se vado allo stadio e voglio fischiare, lo faccio, ma lo faccio perché penso che sia la cosa più giusta da fare, non perché me l'ha detto Chiariello. Ecco, questo secondo me è il punto focale del discorso. Il fatto che lei sia un giornalista di lungo corso e che sia uno dei più importanti a Napoli non le dà comunque il diritto di fare, diciamo, il rappresentante del tifo. Ecco, lei pensa che la contestazione fischi siano la cosa più giusta da fare? Va benissimo, è un suo diritto, è una sua idea. Se lo vuole fare, lo fa. Però, secondo me, in una trasmissione pubblica che comunque viene vista da tante persone, lei dice: domenica pretendo e voglio i fischi. Là, secondo me, ha fatto un errore molto molto grave. Ognuno qui ha il suo pensiero, il suo parere. Lei comunque è famoso nel mondo napoletano e se dice certe cose può anche influenzare certe persone. E secondo me lei ha detto una cosa sbagliata. Ripeto, non è il fischiare, perché quello è un diritto del tifoso. La cosa sbagliata è dire voglio, pretendo, come a dire allo stadio domenica dovete andare allo stadio e fischiare. Lei non è il portavoce della tifoseria. Lei secondo me non ha il diritto e non è nessuno per dire ai tifosi di fare certe cose. Lei vuole andare allo stadio e fischiare, può farlo tranquillamente. Però qualsiasi altro tifoso che vuole andare allo stadio e non fischiare perché pensa che sia una pensa che ne so, che i fischi e le contestazioni siano inutili, è libero di farlo e non deve essere poi tacciato come uno che non ama la maglia. Il discorso di Chiariello è: se domenica non vai allo stadio a fischiare, a contestare, non sei tifoso vero del Napoli. Questo è sbagliatissimo. E non sto travisando niente, lo ha detto lui. Lo ha detto lui, c'è il video e lo potete andare a vedere. Ha detto proprio questo. E secondo me questa è la cosa sbagliata. Ripeto, puoi avere tutti i pareri che vuoi, tutto il pensiero che vuoi, pensi che la contestazione sia giusta, ok, ma quello vale per te. Non è detto che valga anche per gli altri. Per me, a me, ad esempio, a me fischiare non piace. La trovo una cosa che non serve a niente se non a peggiorare la situazione. Poi per qualcun altro è un modo per farli svegliare, liberissimo di pensarlo, però è sbagliato dire che quella è l'unica forma giusta da applicare e che va fatta, altrimenti non sei tifoso del Napoli. Ecco, questo volevo sottolineare. Quindi ragazzi, detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Siete d'accordo con l'editoriale di Chiariello? Siete d'accordo con quello che ha detto? Fatemi sapere la vostra, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Oggi mi andava di farla questa reaction, perché comunque, come avete sentito, delle cose giuste sono state dette, ma sono state dette anche delle cose sbagliate. Ed è giusto, secondo me, sottolineare queste cose sbagliate, proprio perché stiamo parlando comunque di una persona che nel mondo sportivo napoletano è seguita ed è conosciuta, ecco, quindi è importante, secondo me, quando hai questa responsabilità, è importante dosare bene quello che si dice, ecco, quindi detto questo, forza Napoli sempre, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima.